Fortunato Busana, presidente della CL di Bergamo, interviene ancora una volta sulla questione Anellini perché ci sono degli sviluppi e ci sono le risposte da dare alle dichiarazioni fatte dalla Lega prima delle vacanze di Natale. Le dichiarazioni della Lega sono state fatte per bocca del consigliere Fabio Rolfi, il quale ha definito la delegazione che si era recata in Regione Lombardia una delegazione di esagitati. Questi esagitati fanno parte di tutte le associazioni venatorie, Federcaccia compresa, e si sono recati come CUPA Bergamo a portare le istanze relative agli anellini. Definire esagitati, definire che queste persone sono state sconfessate scientificamente, mi sembra piuttosto azzardato. Perché? Perché ho in mano documentazione dell'Istituto Zooprofilattico e della persona che ha effettuato delle autopsie su uccelli che noi abbiamo consegnato prima di Natale. Abbiamo in mano una dichiarazione e una perizia dell'ASL di Bergamo, che non mi sembra un ente di parte, che dice l'esatto opposto e che le nostre preoccupazioni sono fondate. A questo punto, poiché non ci possono essere due verità, noi chiederemo un ulteriore incontro urgente in commissione, questa volta invitando anche i componenti della commissione sanità, in quanto ci sono di mezzo la salute e il benessere degli animali. Ma non finisce qua, nel senso che gli amici della Lega devono sapere, e soprattutto l'assessore Fava, che i cacciatori vogliono dei politici che vadano in Europa e non ritornano con le notizie che si chiudono i roccoli, che per due anni, come è successo, non si va a caccia in deroga. Ci sono i posti di lavoro dietro la caccia, c'è la Valtrompia. È inutile che l'assessore Fava dica che la Valtrompia non conta nulla. Contano i posti di lavoro. Evidentemente la Valtrompia, per quanto ci riguarda, conta più che la liberalizzazione della cannabis, come lui ha proposto. Il 31 gennaio c'è una scadenza importantissima che riguarda la caccia in deroga. Di cosa si tratta? Dunque, ecco, hai detto benissimo, Beppe. Come tutti sappiamo e sanno anche i nostri consiglieri regionali, le regioni devono fare richiesta entro il 31 di gennaio dalle specie che eventualmente dovremmo cacciare in deroga. Questo termine è perentorio e colgo l'occasione appunto per tutti i consiglieri che si definiscono amici della caccia e amici dei cacciatori di intervenire tempestivamente su questo fatto, perché altrimenti poi è inutile parlare di deroga se non abbiamo temperato a questo termine. Quindi ripeto, e questo è un appello che sto facendo ai consiglieri regionali: entro il 31 di gennaio va fatta la richiesta agli uffici preposti della Comunità Europea da eventuali specie da inserire in legge per le cacce in deroga. Ma chi non avrà fatto il censimento non potrà esporre i propri richiami, ad esempio chi ha i fringuelli non li potrà esporre? Allora, sul censimento penso che ci sia, non abbiamo le idee chiare. Prima di tutto il censimento, che penso abbiano già parlato prima di me i miei colleghi, assolutamente torno a ripetere che non è assolutamente obbligatorio. Il censimento è stato voluto dal famoso EU Pilot, che non è altro che pilot, vuol dire pilota, un provvedimento pilota adottato dalla Comunità Europea, ma senza l'ausilio di una normativa, né tantomeno di una legislazione né europea, né regionale, né nazionale. Senza l'obbligatorietà? Assolutamente, io non vedo nessuna norma. Che mi dicano quei consiglieri che hanno detto che noi siamo degli esagitati, cioè chi non vuole fare o temperare a queste cose, ci dicano chiaramente qual è la norma che ci impone di fare questo. Secondo me questa è una volontà politica voluta da questi consiglieri, non so a fronte di quale altra contropartita,
Non so, non voglio saperlo, e anche se ho un'idea non voglio dirlo, non voglio, ma questa cosa è da dire chiaramente. Questa è una volontà politica voluta dall'assessorato alla caccia guidato dalla Lega. Quindi non ce n'è di altre storie. Questo qua lo vogliono fare, lo facciano, però ricordatevi che se vi dicono che c'è l'obbligatorietà, non è assolutamente vero, è una volontà politica voluta dalla Lega. Se però la Regione Lombardia inserisce un tra virgolette bastone tra le ruote e che dice chi non ha fatto il censimento non può esporre i propri richiami? Beh, ricorreremo sicuramente in giudizio, ricorreremo assolutamente, perché adesso è ridicolo che oltre ad aver fatto questa operazione che costa alla collettività alcune centinaia di migliaia di euro, adesso non voglio dire se 200.000, ho sentito 300.000, non lo sappiamo, ma comunque qualche migliaia di euro li costa. E in più abbiamo anche, oltre l'onere di fare queste cose, abbiamo anche la beffa di chi non rispetta una cosa che non è obbligatoria a non poter usare i richiami. Questo lo vedremo, signori, lo vedremo in giudizio. Altro non sappiamo